minimi retributivi secondo il contratto nazionale dei lavoratori domestici, che sono colf e badanti. È importante che ogni badante e ogni datore di lavoro sappia qual è la retribuzione minima che spetta a una colf o a una badante. Lo stipendio minimo è la più bassa paga oraria, giornaliera o mensile, che spetta, secondo la legge, a un lavoratore domestico, che sia una colf o una badante. Nessuno, quindi, può pagare una colf o una badante meno di questa cifra, che è segnata sul contratto nazionale del lavoro. In caso contrario, si parla di lavoro nero ed è un reato. I minimi retributivi vengono aggiornati ogni anno, il 1° gennaio di ogni anno, e vengono calcolati in base al costo della vita. La questione è un po' complicata, perché lo stipendio dipende dal tipo di contratto che abbiamo, se è part-time, full-time, e quindi in più ci sono diverse categorie, A, B, C, D, super. Più una badante è qualificata, più il suo stipendio sarà alto. Attenzione però, le qualifiche che vengono riconosciute sono quelle riconosciute dalla legge, quindi faccio un esempio, ho fatto un corso per essere ASA, oppure ho fatto un corso OS. Questo è un corso riconosciuto sia a livello regionale che a livello nazionale. Corsi privati rilasciati da agenzie, se non rilasciano attestati riconosciuti da regione o da altri enti specifici, non hanno valore. Livello di inquadramento. Oggi parliamo di una badante assunta full time, notte e giorno, 54 ore alla settimana. Le retribuzioni minime. Una badante assunta con un contratto a super ha diritto a 738,23 euro, a cui vanno tolti i contributi che la badante deve pagare, che sono 58,50 euro. Quindi una badante assunta con il contratto a super ha diritto a un minimo retributivo di 679,73 euro. Se una badante viene assunta con il contratto B super, la sua retribuzione minima sarà di 851,80 euro, a cui, come prima, dobbiamo togliere 58,50 euro, che sono i contributi che la badante deve versare. Quindi la badante assunta B super ha diritto a 793,30 euro. Il contratto più utilizzato per assumere una badante è il C super. Faremo un video specifico su questo tipo di contratto. Una badante assunta notte e giorno, 54 ore settimanali, full time, ha diritto a 965,38 euro, a cui vanno tolti 58,50 euro. Quindi il minimo retributivo per una badante assunta con il contratto C super è 906,88 euro. C'è anche il contratto di super per quelle badanti che hanno delle qualifiche specifiche. E il minimo retributivo è 1.360,46 euro, a cui vanno tolte, come negli altri casi, 58,50 euro. Ricordiamoci che badanti e colf assunti in regola hanno diritto, come tutti i lavoratori, al TFR, trattamento di fine rapporto, e alla tredicesima, e ovviamente anche alle vacanze. Spero di essere stato utile alle badanti e alle famiglie. Massimo, ilcercabadanti.it.